Saga in Piazza al Marti, seconda giornata, come sempre è tutto pieno. Ho preso al volo l'assessore Tessarin con fascia regolamentare, il presidente da Proloco e l'onnipresente Chiara la consigliera Chiara Bovoletta. Allora chiedo all'inizio all'assessore: assessore, è un successo queste serate del martedì, però tante altre manifestazioni a Portoviro vi state promuovendo e proponendo come il centro del divertimento, della movida del Basso Polesine. Allora, Portoviro è sempre stata il centro della movida. Ci siamo un attimo distratti negli anni passati per mille motivi, ma ovviamente quando si organizza i cittadini di Portoviro rispondono. Tant'è che questi marti in piazza ne sono la prova. Siamo in piazza il martedì ormai da quanti anni, Antonella? Da 12 anni. Quindi è un format che funziona e i giovani hanno voglia di star fuori e l'Antonella Ferro sa come farli divertire. E naturalmente a Antonella chiediamo: quanti anni è che sei presidente della Proloco? Dal 2009, quindi 14 anni. Non te lo ricordo più. 14 anni, un bel numero. Stanca oppure hai tante altre cose da fare? Allora, fortunatamente l'entusiasmo non manca mai, poi va di braccetto un po' con la fatica, gli impegni vari, comunque alle volte qualche montagna da oltrepassare, però l'entusiasmo non manca, anche per rinnovarsi. Grande presidente, naturalmente devo chiudere con Chiara Bovoletta, perché dove c'è spettacolo tu ci sei, tra l'altro c'è anche il cappellino regolamentare, ti faccio vedere. Quanto... Ti chiedo solo quanto vuoi bene al tuo paese. Ah beh, è importantissimo il mio paese, anche perché io mi sono proprio messa in gioco e a disposizione della città. E oggi, con il festival del primo carnevale in piazza, mi sono messa il cappellino anch'io. Grande Chiara, grandi, vi ringrazio, come sempre è un piacere venire qua. Il centro dell'ospitalità, non solo della Movida. Grazie assessore, grazie alla presidente della Proloco, ma soprattutto grazie a Chiara. Grazie, ciao. Grazie, grazie. Ciao. Beccato al volo Luca Guolo, naturalmente consigliere comunale, ma soprattutto un amante di queste cose. Quanto ti piace vedere il tuo paese così pieno? Ah, è un tocca sana per il paese, per tutte le attività che fa sempre piacere vedere, e quindi ben vengano tutte queste manifestazioni che speriamo di portare anche in piazza Contarina. Ecco, però non c'è ancora, cioè non c'è competizione tra Contarina e Donada, o ce n'è un po'? Ce n'è, adesso c'è anche la nuova Proloco, però si stanno organizzando, ma non deve esserci competizione perché il paese, ricordiamolo, è uno solo.